VPC LOL, salam alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Origins, sono sempre io, Walter Alif, il fondatore di VPC LOL. L'ultima volta abbiamo fatto qualche missione secondaria qui a Memphis e ci stiamo avvicinando alla continuazione della storia, ma prima vediamo se c'è altro da fare. Questa è la continuazione, no, prima voglio fare vedere questa, tanto ancora c'è ancora un po' di robe da fare, ma andiamo qua, sperando che non ci sia. E niente. Andiamo qua. Vediamo cosa c'è. Ci viene casa del. Sì, ma non devo andare qua, però. Ci andiamo dopo qui. Sì, perché è una cosa lunga da fare. Prima voglio liberarmi di tutte le missioni secondaria. Devo stare No, questo è attento. il tempio di Ado, non devo andare qui. Ok, vai su. Niente, andiamo qua sopra. Cosa? Aspetta, passiamo dall'altro punto. Aia. Sali proprio. Ah, non si può salire qua. Non sei sicuro. Niente, andiamo qua. Sì, alcuni, diciamo, aree vietate non sono segnate di rosso. Non si sa perché. Ma vabbè. Magi! Ferma quel piccolo buono a nulla! Presto! Sì, un Ogni attimo. povero contadino pensa che sia qui per dargli una mano. Odio. Odio quando devo rincorrere qualcuno. Più scappi, più le cose si metteranno male! Mi serve una mano, forza! Spaccagli tutti i denti! Sei Magi! Continua! Fagli male! Sì, però. Ce l'hai fatta! Non avevo dubbi! Oh, mi hai portato fin qui per far fuori questi banditi! Ma certo! Sono un tipo furbo! Lo dicono tutti! Va bene, va E com'è bene. che uno tanto furbo finisce a lavorare per gente del genere? Non lavoro per loro! Una vecchia cattiva ha rinchiuso alcuni di noi! Ci obbliga a rubare per lei! Rinchiusi? Sì! Mia sorella doveva liberarci. Mi ha detto di incontrarla al cantiere sul fiume. Ma non è venuta. Ok. Potresti cercarla tu. Posso rubarti una mela. Non devi comprare il mio aiuto. Te lo offro con piacere. Come si chiama tua sorella? Kawit. E io sono Ifri. Se trovi Kawit, dille che mi ha fatto arrabbiare. Va bene. Sì, è una missione secondaria che non mi ricordo. Vediamo qua. Un'indagine dobbiamo fare. Quella nave non salperà tanto presto. Un incendio simile sarà stato l'invidia di Ra. Sì, dicono che la nave ha preso fuoco nel porto ieri notte. Sai com'è successo? No, io devo solo ripararla. Ok.
Sì, mi pare che questa indagine era fallosa. Ok. Vediamo un po'. Un venditore d'olio. Forse ha visto Kawit. Questo? Ah, infatti. Non avvicinarti o ti spacco la faccia. Calmati. Hai visto una ragazzina attorno al cantiere ieri? Ne vedo tante di ragazzine. Spesso non valgono un secondo sguardo. Credo direbbero lo stesso di te. Se stai cercando informazioni, ora ti costeranno il triplo. Preferirei gettare il mio borsello nel fiume. Deve esserci un altro modo per farlo parlare. Ti dirò della ragazza, ma... smettila, ti prego! Okay. Per il grande Osiride, sei un essere ignobile! Cos'è successo alla ragazzina? L'ho tenuta d'occhio. La seconda volta mi stava rubando una grossa giara di olio. È scomparsa come un'ombra alla luce del giorno. Al mio ritorno, dei furfanti mi stavano distruggendo tutto! Vabbè, poi tu hai che possiate tutti affogare in fondo al Nilo. Poi tu hai fatto quelle cose. Comunque, vabbè. Qui c'è qualcosa. Ecco l'albero della nave incendiata. Una vela colorata. Strano. Dentro? Dobbiamo andare in tondo, non qua. Insomma, levatevi però, raga. Dentro forse. No, non è qua. Forse qui dentro c'è qualcosa. Ci dovrebbe essere. Guardiamo sotto, forse. No, qua non c'è niente. Sì, questa è una enigma un po' pallosa. Cazzo devo andare, raga. Torno alla nave. Un incendio simile sarà stato lì. Oh, questo non dice niente. Non c'è niente, niente, intorno alla nave dobbiamo stare.
Ecco qua, c'è un altro indizio. Tengono i bambini in gabbia. Ok. Manca solo un indizio. Ok, ma dove cazzo è? Non so chi di qua. Quando volevo guardare c'è stato un dis... Ah, qui avevo già guardato. Qua. Non c'è niente qui. Sicuramente devo guardare questa qua. Un attimo che... Okay. Sì, ok. Stavo guardando quanto... Tra l'altro riesco ad avere una visuale perfetta. Però dove cazzo può essere, non lo so. Qui non vedo niente. Intanto facciamo un grand'angolo della zona, così almeno. Così facciamo una foto prima alla zona. Questa è tipo tutta la zona di Menfi. C'è qualcosa, ma c'è un indizio. Non so però in che area. Perché
Qui c'è stato un robo imbruciato, quindi immagino che sia qua sotto da qualche parte. C'è qualche segreto, ma non vedo niente. Qui c'è il niente. Sì, qua ci bisognerà girare intorno. Niente. Non saprei in realtà dove posso trovare. Questo non parla, quindi è inutile. Qua? Dove è qua? No. Sì, sì. Togliamo sta parte che è meglio comunque. Non so dove trovarla. Questa. Ah, forse qua dentro, ecco. Dentro la... Ecco qui, trovata. No. La nave era già in secca quando ha preso fuoco. Questo è olio. Forse ho capito cos'è successo. Ok. Kawit ha rubato una giara di olio da quel mercante. Poi si è nascosta. Quando è calata la notte, ha usato l'olio per dare fuoco alla nave. Le fiamme l'hanno avvolta completamente. Mentre la nave bruciava, Kawit ha liberato i bambini tenuti prigionieri, ma i banditi devono averla presa. Il padrone della nave forse è responsabile dei rapimenti. Può essere, perché forse è un bandito. E niente, dobbiamo adesso cercare l'area. Dove sarà a proposito? Andiamo qua dentro. È qua, in questa zona che non siamo mai stati. Dobbiamo andare a sud di Memphis. Sì. Sempre nella, comunque nel governatorato di Memphis. Ma prima facciamo un attimo una cosa.
Andiamo a... tipo a... come si dice? A sincronizzare, così... No, questa no. Non è ancora il momento di fare quella missione. Andiamo qua. Dobbiamo salire sopra questa... Quindi saliamo con il caro Bayek. Aspetta, sali, Bayek. Oh. E vai qua. Ok. Altro sblocco. Da che tempo? Livello 28. È un punto abilità per sbloccare una... qualcosa. Abbiamo due, possiamo sbloccare questo furore che ci può servire. Le bighe non ci servono. Fuori usiri del albero non è inutile, questa non la possiamo ancora fare. Torino di male, ci vuole il 3. Cortina fumogena da 9, passi. Vengono danneggiati e atterrati. Ah, ok, questa ci può servire. Questa è utile. Poi l'inventario, vabbè, abbiamo fatto... abbiamo attrezzatura. Distanza. Qua. No, arco occulto non ci serve, via. Arco di Kent, no. Sono inutili. Anche se dobbiamo venderli, forse. Poi... scudo. Questo non ci serve, via. Lama arrugginita. Lama dei Caranei. Sì, tutte ste cose via. C'è ancora una. Ah, questa. Sai che forse queste cose alcune le vendiamo, vabbè. Niente, andiamo. Dove c'è Kawit, o come si chiama? No, non vado a Tebe. Qua. Ma sai che devi... nascosto. Ed ecco la vela colorata. Sicuramente ci sarà un... questa deve essere una zona vietata. Fenicotteri, no? I banditi gli stanno dando la caccia. Nascondigli di Apagoseas. Dove sei? Vieni fuori. Devi farti i cazzi tuoi. Ok. Livello 24, vabbè, dai. Ci sono pure i coccodrilli. Rapporto. Meglio stare bene attenti qua. Io sono quegli stronzetti. Facciamo pure questo.
Vabbè. Ce ne occuperemo. Alla fine ci sarà qualche idiota in meno. Ok. Ci siamo liberati. Aspetta che esce così. Giuro che ti ammazzerò. I dei mi saranno testimoni. Ok. Eccolo qua. Sto stronzo. Ok, quindi prendiamo il tesoro che dovrebbe essere qua dentro. Intanto rubiamogli le provviste a questi stronzi. Dove? Ah, di qua è. Perfetto. Ok. Mi ha mandato tuo fratello. Dov'è Kawit? Hanno portato lei e tutti gli altri in una casa in città. È di una signora ricca di nome Gaia, vicino al tempio di Hathor. Salverai la mia famiglia. Per la grande madre, lo farò. Ok. Ok. Così risolviamo uno dei tanti problemi di Menfi. Ritorniamo verso Menfi. Che hanno ammazzato un sacco di... Sì, 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 dove che siamo, scusa? Qua. Abbiamo tipo sbloccato il governatorato di Menfi. C'è un'altra cosa da fare qua, ma la faremo più avanti. Poi a ovest di qua c'è solo, mi pare, il deserto. Per ora è meglio non avvicinarsi lì, perché non siamo ancora abbastanza potenti. Ah, guarda, qui ci sono un po' di... alligatori? Dov'è? No. Trova Kawit nella villa di Gaia e Sai. Ah, si chiama così. Andiamo qua allora. Qua dentro dobbiamo infiltrarci. Se non vedo. Ah no, ci sono. Eccoli qua dove sono i banditi. Andiamo qua. Ah, quella è la villa. Sono tutti qua. Eccoli qua. Ok.
Perfetto. L'hai sentito? Occhi aperti, fratello. L'hai sentito? Essere qui da un pezzo. Lasciamo che si contaminano. Perfetto. Dall'altra parte. Cos'è che ti manca di più della tua famiglia? Oh, i pranzetti di mia mamma. Già, fa una pernice alla senape da sogno. Forse non me ne sarei dovuto andare. Io non ho rimpianti. Chissà che cosa penserebbe di me ora. Ok. Oh. Ah, sono dentro la casa questi stronzi. Ma aspettiamo che ne esce uno almeno. Così almeno facciamo un po'. Ah no, sono usciti dall'altra parte, vabbè. Ok. Questo qua. Mi ha fatto piazza pulita. Ma eravamo stati in questa villa? No. Che io sappia. Niente. Ci stiamo sotto. Sotto qua. Sì. Ok. Non ho la chiave della cella. Allora valla a prendere da quegli stupidi banditi. C'era lui. Ok. Forse è la chiave per la cella di Kawit. Sì, è questa. Torniamo qua dentro e niente, apriamo lì la cella. Ho la chiave con... Ah. Finalmente! Ti manda Nef? No, il giovane Ifri. Dov'è? Ma che cosa vuoi dire? Ti ho seguito e non mi hai visto. Porta Mattia a casa. Su. Ehi, perché non vai con loro? Devo trovare la puttana di Roma che ci ha fatto tutto questo. Ah. Se vuoi ucciderla con me, vieni alla casa di Nef. Ah, interessante. Bambini di strada. Ok. Comunque, quanto siamo arrivati? Facciamo un attimo un... C'è un'altra missione, sicuramente. Siamo a... Vabbè, c'è ancora un po' di tempo. Facciamo quest'altra missione. Romani morituri. Ah! Ma siamo a livello 30 ora. Aspetta che guardiamo. Livello 28. Forse non è ancora il momento di farla. Aspetta, c'è... Non lo so se devo farlo adesso. Dunque siamo al livello 28. Potremmo affrontare il Filakes, ma dobbiamo aspettare che saliamo a qualche livello. Comunque, questo è l'ultimo, è il Filakes di Menfi. C'è solo questo.
per liberare un po' dall'assedio di questa città. Ma intanto andiamo a vedere cosa bisogna fare. Poi. Uccidere di fronte a dei bambini. Che è successo qui? Brutta storia. Nef. I bambini lo chiamavano padre. Questa è casa sua. Questa è casa sua. Sei ferita. E chi se ne frega? È stata la strega romana e oggi partirà per Alessandria in nave. Vuoi aiutarmi a darla in pasto ai coccodrilli? Posso farlo io. Non ha senso peggiorare le tue condizioni. No, devo farlo io. E questo ti spinge a non proteggere più i bambini. Cancella il suo nome, Bayek di Siwa. Devo fare in fretta, se non voglio che fugga da Menfi. Se non può trovare la nave con le vele colorate più in fretta. Le api saranno tristi senza padre occuparsi di loro. Se non ti muovi, prendo il tuo simbolo dei Magi e lo butto via. Ok. Però, come è fatta sta cosa? Soprattutto, dove devo andare, raga? Ah, proprio lì dove c'è il filo che si deve andare, minchia. Vabbè, andiamo qua. Avviciniamoci a Menfi, dai. Okay. Anche perché ora rimane poco tempo. Vabbè, al massimo lo facciamo al prossimo episodio, raga. Vabbè, facciamo così. Si trova. Questa. Sì, però. Ah, proprio devo permettergli di scappare. Vabbè, il fila che sta lì, non ci dovrebbe seguire. Trova Gaia e assassinala. No, qui non sono gradito. Per la nave. La nave. Sì, ma dove trovo una cazzo di feluca di merda? Sono a livello 30, qui sono un po' più dove scappa a tebbe. Mi serve una cazzo di barca, qualche cosa che galleggia, insomma. E no, perché c'è la... Però quanto siamo, perché sennò... Ah, vabbè, sono già 40 minuti, raga, dai.
Aspetta. Ah, vabbè, 40 minuti, dai, raga. Vabbè, raga, terminiamo questo episodio. Ci vediamo nel prossimo episodio di Assassin's Creed Origins, sempre sul canale VPC LOL. Qui da Valtrellif è tutto. Ci vediamo alla prossima. Come diciamo in arabo, alaikum salam.